100 candidati? Vedere liste create dal nulla, di plastica, sintetiche, false, false perché create al momento, in cui vengono candidati e accettano, fra virgolette, di candidarsi persone che non hanno mai fatto politica, non si sono mai visti, ma spesso vedi là le foto e spesso ti rendi conto e vedi che magari qualche mese prima hanno avuto una borsa lavoro, hanno lavorato per 3 mesi in un ente comunale, in un ente che ha a che fare col comune, o che hanno avuto un contributo particolare, o addirittura liste che appoggiano un candidato sindaco che hanno rivestito in questi anni importanti ruoli dirigenziali, direttori di municipalizzate che improvvisamente si dimettono per essere candidati. Questo è inaccettabile, non è accettabile a nessun livello, e non lo dico per una questione di comodità e tornaconto elettorale, io lo direi anche a persone, se lo facessero partiti, soggetti, personaggi a me vicini e cari, lotterei per non fare avvenire questo, perché questo è assolutamente irresponsabile, fa diventare la politica, i governi delle città, cose false, non credibile. I cittadini hanno ragione quando poi dicono siete tutti gli stessi. La sinistra, la destra e il centro non sono soltanto concetti geografici che non poggiano su niente. Le pratiche, i fatti concreti, non si può predicare bene e razzolare male. Ciò che chiamiamo clientelismo, particolarismo, in questa città vige fortemente e rischia di vincere ancora per i prossimi mesi. Questa città deve cambiare e il cambiamento avviene soprattutto anche a partire di ognuno di noi, di ogni singolo cittadino. I cittadini vittoriesi devono votare liberamente, non ci sono signorotti che tengono, liberi. Votare, scegliere, selezionare un ceto politico dei rappresentanti in grado di far ripartire questa città e per certi versi di liberarla. Quanti proclami ho sentito in questi mesi, in questi anni, su alcune cose. Vedete, nel 2006 che vi parla, i diversi amici e compagni qua presenti anche sul palco e fra di voi, hanno detto nel 2006, le elezioni, ma ste liste sono state presentate, ma come sono state fatte queste innumerevoli liste? Ma questa persona che cavolo ci fa candidata? Chi l'ha sdoganata a essere presente in consiglio comunale, a essere candidato? Ma chi sta politica e col comune non c'entrano niente, non devono c'entrarci niente. Certe tresche, situazioni pesanti, anche malavitose in questa città, vanno combattute, ma non solo a parole, ci vogliono poi i fatti. Certo, nella vita, ognuno di noi, anche chi ha sbagliato nella vita, ha diritto a un'opportunità di riprendere un proprio percorso, che ha fatto errori, no? A questo mi riferisco. Ma cavolo, rivedere ora alcune situazioni. Ho visto i nomi di alcuni candidati in alcune liste al Consiglio Comunale, ma non è mica siamo fessi qua. Qua ci sono alcuni candidati prestanome di quelli di prima in alcune circostanze. Ci sono persone che non dovrebbero essere candidate e rappresentano interessi che noi abbiamo combattuto in questi anni. Vedo del torbido, vedo facce che non mi piacciono candidate, che hanno a che fare con tresche torbide e che hanno a che fare con la malavita.